Quarta corsa in programma al via i tre anni sulla distanza del miglio, non corre Raisha Group, restano in nove. Problemi per Radio Italia, la musica non suona, Radio Italia si apre di galoppo molto prima dello stacco, assume l'iniziativa radiosa Sergio nei confronti di Rolex del Nord e lungo la corda Rafael Nadal. Galoppo di Rolex del Nord, a largo interviene Rea del Pitin che vorrebbe sistemarsi in seconda posizione. 200 metri in 15.4. Le prime posizioni anche Revi Radgar che ora punta in avanti sull'incerta Rea del Pitin. 37, il quarto iniziale, Di Nardo ci pensa sopra, Rea del Pitin è fuori camminato, è meglio farsela davanti. E così conduce nei confronti di Rafael Nadal e Revi Radgar. 46 scarsi, 600, insiste Revi Rad su Radiosa Sergio, le due apparigliate, poi Revi Rad sta passando anche sulla condiscendenza dell'avversario, al completamento dei primi 800 metri, percorsi in 1-1.5, a largo c'è il ritmo Griff, mentre Rafael Nadal abbandona la corda, vorrebbe seguire il ritmo Griff, che per il momento non avanza, ha problemi di andatura ritmo Griff, e coinvolge anche Rafael Nadal, chilometro in 18, Rafael Nadal out, ritmo Griff torna e va ad impegnare Revi Radgar, Revi Radgar è sollecitata, ritmo Griff sta passando, prova ad avvicinarsi anche Rally Regal, ritmo Griff passa, inseguito da Radiosa Sergio il Rally Regal, il galoppo di Radiosa Sergio, il galoppo di Revi Radgar, non finiscono i colpi di scena. Tanto che dalle retrovie sta per piazzarsi anche River Gall, mentre Ritmo Griff chiude netto per la seconda moneta il numero 10 Rolex Rally Regal e per il terzo e l'8 River Gall, visto che Rafael Nadal era finito a tabellone, media di 1.17.6 per l'allievo di Agostino Castaldo, un periodo notevole per il trainer partenopeo. E porta al traguardo il figlio di Classic Photo e Ninja Hannover, del signor Giovanni De Laurentiis. 3,18 euro la quota del vincente. La media di 1,17,6 in una corsa piena di colpi di scena.